HomeAway è il quarto e ultimo sito dove consiglierei di caricare il vostro appartamento. Ha un'usabilità abbastanza bassa perché in realtà è una cozzaglia di siti acquisiti negli anni, però bene o male diciamo che funziona. Per esempio, hanno una limitazione assurda di 24 foto per appartamento. Noi ne facciamo sempre di più e ci tocca eliminarne alcune a mano. È una limitazione che non ha nessun senso. Non è oggi un problema lo spazio del server. Hanno il calendario iCal, quindi anche lì siete tranquilli, non dovete fare a mano. La commissione è il 10% più IVA. Attenzione, se accettate i pagamenti che loro chiamano split payments, cioè quelli dove il cliente paga un acconto e poi prima di arrivare paga il resto, perché carica due volte l'IVA e il totale in realtà è un po' di più di quello che uno si aspetta. Entrare in HomeAway vuol dire essere presenti in parecchi siti, ogni sito dedicato a un certo mercato. C'è per esempio FeVo Direct per i tedeschi, Abritel per i francesi e così via. Loro nascono come un portale che ti vende lo spazio per un anno a pagamento fisso senza commissione. Poi si sono dovuti piegare anche loro a questa nuova ondata lanciata da Airbnb, ma non l'hanno fatto volentieri e comunque il loro sistema non è perfettamente allineato a questo, quindi alcune volte troverete delle incongruenze. Vale la pena pagare un fisso, perché pagare un fisso è bello, se il fisso è poco e le prenotazioni sono tante, siamo a posto. Io credo che ormai non esista più un sito dove quello che ti chiedono di fisso ha alcun senso. Se ti chiedono 100 euro all'anno, ti manderanno una prenotazione ogni 10 anni. Se ti chiedono come HomeAway anche fino a 2000 euro all'anno, stai tranquillo che non ne vale la pena. Noi abbiamo provato una volta a pagare prendere il platino, pacchetto mondo, feature, tutto quello che hanno provato a venderci, l'abbiamo comprato per un appartamento, non ne valsa assolutamente la pena. Questo è il nostro caso, poi ognuno fa le sue prove, io sconsiglio.